Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video dove torniamo a parlare di anime. E come avete letto dal titolo e dall'immagine di copertina, parliamo di Vola Mio Mini Pony. Beh, adesso si chiamano My Little Pony, ma sono sempre i Vola Mio Mini Pony degli anni 80. Negli anni 80, infatti, era stato tradotto in Vola Mio Mini Pony in Italia. Dovete sapere che questo cartone animato è un cartone animato dell'80, è un anime dell'86 e dell'87, ma dovete sapere che ha preso ispirazione da dei giocattoli della Hasbro del 1984. Nel 1984 la Hasbro aveva creato dei giocattoli a forma di pony e questi giocattoli hanno avuto tantissimo, tantissimo successo che all'inizio sono stati creati due episodi. Uno che è andato in onda nel Natale dell'84, l'altro che è andato in onda nel Natale dell'85. Dopo il successo il grandissimo successo dei giocattoli e di questi due episodi di anime che sono andati in onda nell'84 e nell'85, hanno deciso gli statunitensi di crearne un cartone animato diviso in due stagioni. E il totale degli episodi delle due stagioni sono 65 episodi. 65 episodi compongono in totale due stagioni. Da noi è andato in onda per la prima volta nel 1988 su Italia 1 col titolo Vola Mio Mini Pony. L'edizione italiana era stata diretta da Paolo Torrisi. La sigla italiana Vola Mio Mini Pony era cantata da Cristina D'Avena ed era stata scritta da Alessandra Valeri Manera e Carmen Ninni Carducci. La storia racconta di questi pony che vivono a Ponylandia. Ponyland, in italiano è stato tradotto Ponylandia. E si dice che sia la valle della felicità. Perché? Perché i pony a Ponylandia vivono felici, sono sempre sereni, allegri. Ma a Ponylandia non ci sono solamente i pony, ci sono anche le streghe, i troll e i goblin che vogliono fare dei pony, dei mini pony, i loro schiavi. Ma ad aiutarli interverrà una ragazzina terrestre insieme ai suoi fratellini, Megan, Danny e Molly. Megan, Danny e Molly vivono al di là dell'arcobaleno, in una fattoria dall'altra parte dell'arcobaleno. E solamente loro tre possono attraversare l'arcobaleno per entrare a Ponylandia e aiutare i pony ogni qualvolta si trovano in difficoltà. Adesso vi parlo dei personaggi. Abbiamo Megan, ragazzina di 12 anni, che ha due fratelli minori, Molly e Danny, e insieme a loro attraversa l'arcobaleno per entrare a Ponylandia ad aiutare i pony ogni volta che si trovano in pericolo. Poi abbiamo Molly, 7 anni, sorella minore di Megan. Danny, 10 anni, fratello minore di Megan. Dragoberto è un draghetto, amico dei mini pony,
che interviene ogni volta che loro si trovano in pericolo. Adesso vi racconto alcune caratteristiche di alcuni mini pony, perché sono veramente tantissimi, non tutti, ma i principali. Cominciamo da Tobia, pony della famiglia dei Pegaso, pony dal manto rosa, criniera e coda rosse, simboli cuori alati rosa. Melania, pony terrestre dal manto arancione, criniera e coda giallo che tende all'arancione, simbolo 5 mele rosse. Ondina, pony terrestre dal manto lilla, criniera e coda verde, simbolo 6 conchiglie verdi. Titti, pony dagli occhi brillanti della famiglia Unicorno, pony dal manto blu, acqua, criniera e coda blu, bianca e varie tonalità. Il suo simbolo è il milk shaker. Galaxy, pony dagli occhi brillanti della famiglia Unicorno, pony dal manto rosa scuro, criniera e coda rossa, rosa e bianca, simbolo stelle rosse che formano l'orsa maggiore. Pinky, mini pony terrestre, pony dal manto rosa, criniera e coda rosa scura, simbolo palline bianche che ricordano zucchero a velo. Insomma, questi erano alcuni dei pony più famosi, dei Vola Mio Mini Pony più famosi. Ce n'erano tanti altri, Gustavo, Palmira, insomma, tanti tanti altri. Io vi ho parlato solamente di loro. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto questo video, commentate con un cavallo, un pony, con l'emoji di un cavallo, un pony. Fatemi sapere se guardavate Vola Mio Mini Pony. Iscrivetevi al canale, lasciate like e attivate la campanella per non perdere nessuno dei miei video e seguite tutti i miei social che vi lascio sotto il link in descrizione. Nella descrizione trovate tutti i link dei miei social. Beh, adesso vi mando un bacio grandissimo, un sorriso grandissimo e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!